so che ci sono grandi preoccupazioni, mi sembra che stiamo cercando un pochino già di fugare da subito le preoccupazioni più importanti che ci sono, stiamo riattivando i 10 posti letto che sono stati momentaneamente sospesi in passato, e devo dire che non mi attribuisco nessun merito, era già un impegno preso dalla precedente amministrazione che semplicemente stiamo portando a termine. Quindi il direttore segretario che è presente può testimoniare che il 18, giusto? Alle 4? Alle 14. Alle 14, già abbiamo parlato oggi. Il 18 alle 14 saranno riattivati questi posti letto. Quindi è un impegno che cerchiamo di portare a casa. L'altra preoccupazione sottolineata dal sindaco nel carteggio che mi ha mandato era quella dell'RMN. C'è stato un po' di ritardo, immagino, dipendente da una serie di fattori. Tutte le cose che programmiamo lo sappiamo. Purtroppo ci sono delle latenze che non sempre dipendono tutte da noi, ma dipendono da vari fattori, ma credo che per il mese di a febbraio arriva la nuova RMN e sarà implementata entro fine di marzo, spero che possa essere, spero, sono convinto, i tecnici mi dicono che sarà attiva, quindi questa è un'altra preoccupazione. Altri problemi sono meno facilmente risolvibili, ad esempio i problemi del pronto soccorso per quanto riguarda il personale, abbiamo attivato tutte le procedure, sono state attivate in passato tutte le procedure che devono essere attivate, il problema è che si fa fatica a trovarle. Ora, alla fine della procedura obbligatoria, arriveremo ai concorsi e quindi riempiremo questa risorsa. Però voglio anche dire, dobbiamo anche essere consapevoli che le risorse però non saranno infinite e di questo dobbiamo... Come siamo corresponsabili nella programmazione, vi chiedo anche corresponsabilità nella consapevolezza della limitatezza delle risorse. Nessuno di noi qua ha, come dire, ha un'azienda privata che quello che avanza lo mette in, si compra la Porsche, anziché eccetera. No? Le risorse che ci vengono date cerchiamo di utilizzarle al meglio e di utilizzarle sicuramente tutte. Però bisogna utilizzarle bene, organizzativamente. Quindi dove possiamo risparmiare non è più... Non c'è più il farmaco che giace in magazzino, inutilizzato, che scappa. Una certa immagine che viene data dalla sanità, cioè del tipo degli sprechi che derivano dal fatto che la roba viene sprecata, che le cose... è un po' meno vera e sicuramente poco vera, secondo me, in questo contesto in cui mi trovo adesso ad operare. No? Quello su cui possiamo migliorare è l'organizzazione, la appropriatezza, il fatto di non fare le cose due volte, il fatto di accompagnare il paziente correttamente ai servizi di cui ha bisogno, spiegando anche che di questo di altre cose magari non ha bisogno. Se io faccio l'esame del sangue ogni 3 mesi, non è che il colesterolo diminuisce perché faccio l'esame del sangue ogni 3 mesi. Il colesterolo diminuisce se cambio i miei stili di vita e se magari faccio una dieta diversa. Ma non è che mi posso aspettare che facendo l'esame del sangue tutti i giorni in automatico, quindi l'esame del sangue tutti i giorni è inappropriato e deve essere sostituito da una corretta educazione alla salute, tutto quello che deve fare, che faremo insieme, naturalmente al dottor Giuliani, sui collaboratori che ho presentato. Quindi, e concludo veramente, mi sembra che io sono ottimista. Questa è una realtà ricca, non è una realtà povera, ma non ricca soltanto perché ci sono i danè, come dicono qui in Brianza, ricca anche perché c'è ricca di esperienza, ricca di risorse umane, mi sembra, io non ho ancora conosciuto tutti, mi perdonerete, ci vorrà un po' di tempo, ho intenzione di farlo in maniera sistematica. È una realtà ricca di esperienze, quindi partiamo da buone basi e credo appunto che si possa sperimentare anche innovazioni con più facilità magari che in altri territori. Noi siamo pronti, abbiamo intenzione di farlo. Le parole d'ordine naturalmente sono creare rete, fare una rete della salute e avere la cultura dell'innovazione, per quello che dicevo prima, i modelli, non essere attaccati al passato, i modelli vecchi probabilmente non funzionano più, bisogna pensare a modelli nuovi, in parte sono definiti dalla norma, in parte dobbiamo crearceli noi, perché con la collaborazione con il dialogo.